La novità di questa puntata è che c'è anche il quiz time. Voglio un po' coinvolgervi anche per vedere se avete seguito la puntata precedente. Allora, la domanda è questa: nella puntata precedente ho parlato di Daniel Chavarria e della protagonista, quella che andava in bicicletta sculettando e che cascava davanti ai turisti per poi mettere insieme delle pantomime stravaganti, si chiamava Alicia. Qual è il titolo del libro che vede protagonista Alicia? Se lo sapete, scrivetemi. La mia mail è a casa di Paolo chiocciola serviziculturali.org. Adesso riprendiamo vi faccio vedere le copertine dei libri di Vikas Svarup e poi parliamo del suo nuovo libro. Ecco, questa è Q&A, che vuol dire questions and answers, domande e risposte, nella versione originale inglese. E questa invece è la copertina dell'edizione italiana, le 12 domande. E adesso voglio parlarvi di un'incredibile trasformazione del testo, del significato tra il libro e il film. In una sequenza drammatica, il protagonista e suo fratello perdono la madre durante un assalto perpetrato da integralisti indù ai danni dei musulmani di Bombay. Nel doppiaggio italiano la frase urlata "They are Muslims, get them!" Sono musulmani, prendeteli! È stata tradotta "Sono musulmani, scappiamo!" Invertendo così il senso dell'intera scena, inducendo erroneamente gli spettatori a credere che gli assalitori fossero di religione musulmana e gli assaliti di religione indù. È un piccolo particolare, però questo vuole spiegare come basta veramente poco a volte per travisare interamente il significato di una storia e rendere l'innocente colpevole e il colpevole innocente. E questo grande difetto è proprio il problema della traduzione, che basta cambiare una virgola e la traduzione può mutare completamente il suo significato. Ma veniamo adesso al nuovo libro di Vikas Svarup, che è uscito da poco in Italia e che in lingua inglese è uscito da circa un anno. Si intitola Six Suspects. Ecco, questa è la copertina nell'edizione inglese e questa è la copertina nell'edizione italiana. È stato proprio quando ho letto questo secondo libro di Vikas Svarup che ancora di più mi sono convinto che lui in effetti meriti il Nobel per la letteratura. Questo l'ho scritto anche in varie recensioni che ho seminato nel mondo di internet, da Anobi al mio blog. È un libro che è insieme a un giallo degno della migliore Agatha Christie, un dipinto della vita dell'India, un'accusa alla politica, una denuncia del potere dei soldi che supera qualunque legalità, però con diciamo il lieto fine, quello che tutti speriamo. Di vedere trionfare, vedere che la giustizia alla fine riesca a trionfare. E per tanti aspetti ci sono delle similitudini anche un po' con la situazione politica di altri paesi che non sono solo l'India. Mi viene in mente anche l'Italia per alcuni suoi aspetti dove magari ci sono anomalie come la mafia e 'ndrangheta che dettano legge in certe particolari zone dell'Italia. A questo punto ho una sorpresa. Io qualche giorno fa ho preso la mail e ho scritto a Vikas Svarup, ho detto: "Senti, io dovrei mandare in onda su una mini TV italiana una presentazione su di te e avrei delle curiosità." La mattina dopo avevo tutte le risposte. Una cosa incredibile, non so se con altri autori sarei riuscito nel mio intento, però d'altronde non è che sia uno da niente, perché ragazzi, il suo libro
è diventato il film best seller dell'anno scorso e ha vinto 8 Oscar. Allora, adesso vi leggo l'esito di questa mia intervista. Ecco, questa è proprio la mail, me l'ha mandata veramente. Adesso ve la leggo e ve la traduco. Mi ha scritto rispondendomi effettivamente velocemente a tutte le domande. La prima cosa che mi incuriosiva era capire dove si trovasse lui fisicamente a lavorare, perché lui è un funzionario diplomatico indiano. Sapevo che era stato per qualche anno a Pretoria in Sudafrica. E mi risultava che ultimamente l'avessero trasferito in Giappone. Lui, in effetti, da luglio dell'anno scorso è il console indiano a Osaka, in Giappone. Quindi è un personaggio anche importante da un certo punto di vista, da una rilevanza anche politica. E facendo questo lavoro di console, di ambasciatore, per quello che avevo fatto la battuta prima, dicevo. Ci sa, sta in mezzo con gli spionaggi, perché in effetti le ambasciate spesso e volentieri sono soprattutto usate per carpire informazioni, magari anche solo commerciali. E lui da agosto del 2009 in effetti è il console a Osaka. E è vero che lui ha scritto due libri, ho detto, ma ne stai scrivendo qualche un altro? Mi dice sì, sto scrivendo un nuovo libro e è una storia che però dovrebbe riferirsi al passato, dovrebbe essere un qualche romanzo storico e non è, questa volta non è ambientato in India. Gli ho anche detto che quando io ho letto i suoi libri, insomma, mi hanno entusiasmato molto che addirittura ho ipotizzato, immaginato che lui potesse un giorno vincere il Nobel. In effetti, in questo caso lui fa un po' scherzinoso, dice: ma no, ma perché? Vabbè, dice, non ci spera, però comunque 8 premi Oscar, il film tratto dal suo libro li ha avuti. Poi gli ho chiesto se anche dal secondo libro, da questo I sei sospetti, Six Suspects, faranno un film, e in effetti mi dice che il libro è già stato opzionato dalla Starfield Production e dalla BBC. E che la sceneggiatura la scriverà John Hodge, insomma, che è quello che ha scritto Trainspotting, Swallow Grave and The Beach. Quindi, fra poco, l'anno prossimo, avremo un altro film tratto da un libro di Vikas Svarup. Poi gli ho detto, visto che, insomma, se tu sei un personaggio così importante, che hai un lavoro importante, perché sapevo che lavorava in un consolato comunque con un ruolo di primo livello per poi scoprire che addirittura è il console. Dico, ma dove lo trovi il tempo per scrivere? E in effetti dice che lui scrive solo durante il weekend, solo nelle vacanze, e che mediamente ci vuole un anno e mezzo per scrivere un libro. Per cui, insomma, che sta lavorando al nuovo libro, ma a questo punto, facendo due calcoli, non sarà pronto prima della fine di quest'anno. Poi, una cosa che mi ha incuriosito, girando per internet, Wikipedia in Italia non ne parla di Vikas Svarup, così come di Daniel Chavarria, Wikipedia in Italia non ne parlava. Però Wikipedia inglese ne parla, c'è tutta la sua vita, la sua biografia. Però da nessuna parte è indicata la data di nascita. Ho detto, ma perché è così un segreto la tua data di nascita? E lui mi ha risposto, mi dice, io non rivelo la mia data di nascita. Perché non voglio che la gente cominci a farmi gli auguri per il mio compleanno, però ti posso dire che ho 48 anni. E l'altra domanda che gli ho fatto, dico, ma secondo te il film ha rappresentato effettivamente lo spirito del libro? E lui dice che sì, in effetti ha mantenuto lo spirito anche se ha preso solo una parte del libro e ha aggiunto anche delle cose sue, però quello che voleva essere il messaggio che doveva trasmettere il film, è giusto.